l'ultima tappa dei gazebi informativi di Fratelli d'Italia. Siamo riusciti in queste settimane a girare la provincia di Caserta, abbiamo riscontrato un entusiasmo tra i cittadini, siamo l'unico partito che ancora continua a scendere in piazza. Con iniziative del genere abbiamo promosso una serie di attività di governo, una legata al premierato, d'altro diciamo, alle politiche sociali, al rapporto diciamo, con il mondo delle donne. Quindi abbiamo ancora una volta dato la dimostrazione che Fratelli d'Italia è presente sui territori e continua ad avere un'azione di buon governo su tutto il territorio. La provincia di Caserta continua a rispondere bene alle nostre iniziative, cresce l'entusiasmo nei confronti di una nostra comunità. Anche qui a San Felice a Cancello dobbiamo ringraziare la classe dirigente locale, le persone dell'avvocato Sgambato, dell'avvocato Ferrara, che stanno continuando a far crescere questa comunità, anche in una città importante, simbolo come San Felice a Cancello. La destra continuerà a muoversi, avremo un appuntamento importante a Pescara a fine mese, ci sarà la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. La nostra provincia avrà una delegazione bella corposa, porteremo anche le nostre istanze territoriali alla conferenza programmatica. Quindi tutto bene, ci accingiamo ad affrontare in questa fase la campagna elettorale per le europee e per le amministrative. Abbiamo tre comuni importanti al voto in questa provincia, Castelvolturno, Aversa e Casal di Principe, e poi abbiamo le elezioni europee dove ci auguriamo una forte presenza in termini elettorali e di voti di Fratellità. Nino, l'onorevole Gimigangiano, abbondissa di te. Perché non si può muovere? Un'altra domenica e quindi ti fa onore questo. Combattiamo, Gloria, lavoriamo vecchia per il gloria, paese. vecchia gloria della destra. E questo vi fa onore. Vi auguro buon lavoro e in gamba per tutti. Buona giornata, buona domenica. I quali terreni oggi sono ancora contaminati. Abbiamo un dato importante che si è confermato, potrebbe essere molto utile, quello del pentimento di Francesco Schiavone, Sandokan. Noi ci auguriamo che da questa situazione possiamo avere informazioni dettagliate rispetto a terreni che potrebbero essere contaminati e quindi questo potrebbe essere interessante se realmente Schiavone iniziasse a dire appunto una serie di informazioni anche in questo settore. Quindi aspettiamo la conferma di questo pentimento e poi vediamo come procede. Io volevo dire che oggi sono contenta, sono veramente molto contenta per l'ottima riuscita di questa iniziativa sul nostro territorio e per la grande partecipazione che stiamo riscontrando. Peraltro in questa bellissima domenica che sa tanto di estate, di famiglia, di comunità militante, perché qui ci sono i miei amici di partito ed anche di buona politica, perché poi la buona politica è quella che si fa così, scendendo nelle piazze, tra la gente, creando momenti di aggregazione sociale e di coinvolgimento attivo. Voglio per questo ringraziare gli onorevoli presenti, Jimmy Cangiano, l'onorevole Cangiano, che è sempre disponibile con il garbo e la gentilezza che gli è proprio, Massimo Grimaldi, consigliere regionale che sta arrivando, insieme ad Alfonso Piscitelli. Ringrazio anche l'onorevole Marco Cerreto che per pregressi impegni istituzionali oggi non c'è, ma ci ha fatto comunque pervenire il suo sostegno e il suo appoggio. Questo è il segno tangibile che Fratelli d'Italia a San Felice c'è e può solamente crescere. Siamo presentati con le liste civiche, abbiamo corteggiato i vari partiti delle coalizioni, ma su San Felice hanno preferito, Non c'è stata la lista. non c'è stata sintesi e quindi hanno preferito starne fuori. L'invito che faccio io è proprio questo, è quello che si parte dalla base, il partito che dovrebbe fare da intermediari con le esigenze dei territori, anzi è proprio un invito forte che rilancio, e siccome è il partito del Premier, dobbiamo fare in modo che le esigenze dei territori arrivino al Primo Ministro, perché è fondamentale interloquire con loro. Noi siamo con l'onorevole Cangiano e con tutto il partito, ovviamente sui territori presenti, perché Fratelli d'Italia, rispetto anche alle riforme istituzionali, deve far passare il messaggio del perché di certe scelte che abbiamo già fatto da lontano in campagna elettorale.
per cui questo è il senso dei vari gazebo che stiamo facendo con lo sforzo degli iscritti in tutti i comuni della provincia di Caserta e altrettanto si stanno facendo negli altri paesi. Per la serie Fratelli d'Italia in mezzo al popolo a spiegare le motivazioni delle scelte e a spiegare il tutto. Questo è un contatto diretto che a volte la politica viene rimproverata, non il rapporto con le persone e con la gente. Fratelli d'Italia va in tutt'altra direzione, quella di spiegare alla gente il perché delle scelte e perché di un governo le motivazioni di quanto si sta facendo anche a livello centrale. Fratelli d'Italia sui territori, la mission di Fratelli d'Italia che è quella di diffondere i valori, i programmi e quello che fin oggi è stato fatto di buono da Fratelli d'Italia, quello che intende fare Fratelli d'Italia lo facciamo tra i cittadini, tra la gente, quindi l'idea delle piazze, del gazebo, anche per spiegare ai cittadini deviso da vicino quello che facciamo ogni giorno, quindi anche oggi qui a San Felice, così come lo stiamo facendo lo faremo anche nelle altre piazze di questa provincia e di questa regione. Sono Vincenzo Trabuso ed è un'iniziativa che noi stiamo portando su tutto il territorio della provincia di Caserta perché è una campagna informativa di quelle che sono le azioni del governo Melone e con precisione quella che è l'autonomia differenziata, la pari opportunità per le donne e per quanto riguarda invece l'elezione del diretto del Presidente del Consiglio. Stiamo girando con questo gazebo in modo tale da poter dire ai vari cittadini di quelle che sono le nostre iniziative, di quelle che sono le prossime campagne che ci vede impegnati su tutta la provincia di Caserta. San Felice a Cancello ha bisogno proprio di questo, ha bisogno di portare gente in piazza, ha bisogno di coinvolgere, ha bisogno di far partecipare a tutti i cittadini alla comunità, alla vita politica, al bene e all'interesse del proprio territorio. Diventa una delle città fondamentali della provincia di Caserta, portiamo a conoscenza dei cittadini tutta l'attività che Fratelli d'Italia ha fatto in quest'anno. A salutare i miei carissimi amici Francesca e Mario che stanno facendo un lavoro straordinario, ci stanno riportando Fratelli d'Italia viva e attiva a San Felice a Cancello, quindi non potevamo mancare da dirigenti provinciali ma soprattutto da amici e abbiamo anche voluto chiudere qui per la tappa finale dei gazebi informativi, un particolare riferimento a quello della pari opportunità e delle politiche femminili perché abbiamo Francesca nel direttivo provinciale e quindi sarà una marcia in più per continuare anche dopo. Grazie. Grande, Fratelli d'Italia, io sono d'accordissimo e sono molto contento di questa vostra, diciamo, iniziativa, questo vostro impegno e sono arci contento, quindi la saluto e ti dico buongiorno e buona giornata a te e a tutta la tua stand, tutta la tua band. Grazie Tonino è un amico, è sempre presente. Le persone valide sono dei compagni, sono coloro che si stanno impegnando per San Felice a Cancello. San Felice ha bisogno, secondo me, di forze politiche, ha bisogno di persone valide, ha bisogno di persone oneste che intervengono in politica per il bene comune. Io faccio un in bocca al lupo sia per le elezioni europee ma soprattutto per il nostro territorio. Ci sta Francesca qua che è stata mia assessore, ricordo dei momenti bellissimi, ovviamente è stato messo un punto, oggi si riparte e ancora in bocca al lupo c'è Mario che è un validissimo professionista e non solo, sempre impegnato, sempre in prima linea.